La veduta è un sottogenere pittorico del paesaggio portata in Italia a Roma dal pittore olandese Gaspar van Wittel alla fine del Seicento e poi diffusasi in altre città italiane, soprattutto Venezia, in cui giunge grazie all'incisore Luca Carlevaris. L'affermazione di questo nuovo genere pittorico durante il XVIII secolo avviene anche grazie al Grand Tour, un viaggio di formazione che giovani aristocratici o altoborghesi compivano soprattutto in Italia e dalla quale volevano portarsi dietro un ricordo commissionando a pittori locali vedute delle città visitate. Le vedute sono raffigurazioni prospettiche oggettive di luoghi, paesaggi o scorci urbani, realizzate dagli artisti a occhio nudo o con uno strumento meccanico detto camera ottica, ovvero l'antenata della macchina fotografica. Esistono due tipi di camera ottica. La prima, detta portatile, è costituita da una scatola in legno munita di un obiettivo, tramite il quale l'immagine del soggetto da rappresentare viene riflessa, mediante un sistema di lenti, su uno specchio interno inclinato di 45 gradi, che a sua volta la proietta su un vetro smerigliato, da cui l'artista la copia su un foglio, coprendosi dalla luce con un panno nero o mediante il cappuccio paraluce. La seconda, quella detta portantina, è una specie di armadio mobile in legno, trasportabile per mezzo di staffe, costituita in alto da uno specchio regolabile per mezzo di un'asta metallica, che proietta, tramite un obiettivo, l'immagine riflessa su un foglio di carta, sul quale l'artista, seduto all'interno, la ricopia. Due grandi interpreti delle vedute veneziane sono i pittori Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto, e Francesco Guardi. Canaletto crea disegni prospettici preparatori sul posto, che lui chiama scarabotti, cioè scarabocchi, con l'ausilio della camera ottica portatile. Questi schizzi vengono poi utilizzati per la realizzazione del dipinto in studio, nei quali si sofferma sui dettagli dei personaggi, le cosiddette macchiette, in modo quasi scientifico, ma senza cadere nella retorica dei dipinti fiamminghi, di tema analogo, e usando una luce dolce e limpida, in modo da rendere in maniera del tutto credibile palazzi e riflessi sull'acqua. Sia per la disposizione dei personaggi che per l'ambientazione atmosferica creata da luci e colori, Canaletto si prende delle licenze in studio rispetto ai bozzetti preparatori realizzati in loco. Di tutt'altro temperamento è invece Francesco Guardi, che interpreta in maniera soggettiva il paesaggio urbano, allontanandosi dalla rappresentazione puramente realistica e interpretando con l'immaginazione le vedute urbane più che descriverle dettagliatamente. Guardi usa pennellate rapide che offuscano i contorni delle figure, perdendo la nitidezza del disegno di Canaletto e facendo risaltare di più l'aspetto atmosferico sulle architetture, mediante colori che rendono l'immagine di una Venezia quasi pittoresca e malinconica. Queste differenze possiamo notarle mettendo a paragone due dipinti realizzati da Canaletto e Guardi, che trattano il medesimo soggetto, ovvero una veduta del Molo di Venezia, con la colonna sormontata dalla statua di San Todaro, primo protettore della città, la libreria marciana in primo piano,
seguita dal Palazzo della Zecca, entrambe opere dell'architetto Jacopo Sansovino, sulla destra, di fronte ai quali sono posizionati i banchi dei mercanti. Il bacino di San Marco e l'imbocco del Canal Grande, in basso a sinistra, dominati in fondo, all'estrema sinistra, dalla Basilica del Redentore di Palladio, e al centro dalla chiesa di Santa Maria della Salute di Baldassarre Longhena, costruita nei pressi della punta della dogana. Bernardo Bellotto, allievo dello zio pittore Canaletto, viene chiamato a Torino nel 1745 da Carlo Emanuele III di Savoia per realizzare due vedute della città, oggi conservate alla Galleria Sabauda. Le opere di Bellotto si inseriscono nel clima di rinnovamento culturale e artistico di Torino nella prima metà del Settecento. Nella prima veduta, protagonista della scena è il ponte di Porta Po, che collegava la città, che si intravede sulla destra, a Borgo Po, il quartiere che si trovava al di fuori delle mura cittadine, in prossimità della collina, nel quale si riconoscono le botteghe, si intravede la legna accatastata e si percepisce lo stile di vita umile. Il ponte rappresentato risale all'inizio del Quattrocento e fu sostituito, in periodo napoleonico, nel 1813, da quello attuale, conosciuto come Ponte Vittorio Emanuele I, che oggi collega Piazza Vittorio Veneto alla chiesa della Gran Madre di Dio. Il ponte quattrocentesco è stato progettato dal religioso Antonio Becchio di Villanova ed era costituito originariamente da 12 arcate in muratura, che, come si vede nel dipinto, nel corso dei secoli furono distrutte dalle piene del fiume e in parte sostituite da strutture in legno. Nel quadro, però, è rappresentato solo metà del ponte, fino alla torre di controllo in muratura, che serviva per controllare gli ingressi in città. La parte iniziale del ponte, dove si vede la passerella formata da assi di legno, è attraversata da una sfarzosa carrozza. Osservando attentamente il dipinto, è possibile scorgere alcuni edifici ancora esistenti della città di Torino. In alto a sinistra, sulla cima del Monte dei Cappuccini, è visibile la chiesa di Santa Maria del Monte, con l'originale cupola metallica, smantellata in epoca napoleonica per sfruttare il piombo con cui era stata costruita. Sotto al Monte dei Cappuccini si trovava il porto di Torino, di cui si intravedono le imbarcazioni dei pescatori. In fondo, sulla sponda di destra del fiume, si riconosce il profilo delle quattro torri che il Castello del Valentino aveva in quell'epoca. E lungo la sponda stessa del fiume, senza argini e con la sabbia alta, si scorge la cinta muraria di un convento e a fianco un gruppo di lavandaie che stanno lavando i panni. In basso a sinistra, nella sponda in penombra, è possibile scorgere un autoritratto del pittore, intento a disegnare. Nella seconda veduta, in primo piano, vengono mostrati i lavori di restauro della muraglia del Castello Sabaudo che dava sul fossato difensivo del Bastion Verde, la fortificazione nordorientale della cinta muraria di Torino.
Partendo dall'angolo a sinistra si riconoscono il garritone, il torrione angolare costruito da Ascanio Vitozzi alla fine del Cinquecento, la facciata del Palazzo Reale, che dà sui Giardini Reali, la cupola della Cappella della Sindone, costruita da Guarino Guarini, il campanile del Duomo, edificato nella seconda metà del Quattrocento e coronato da una struttura incompleta progettata da Filippo Juvarra, le torri merlate della Porta Palatina e la cupola barocca della Basilica della Consolata, realizzata da Guarini, e infine lo spettacolo scenografico delle Alpi. Sulla sponda destra, oltre il fossato, si vede la vasta campagna verdeggiante fuori dalla città, con scene di vita quotidiana, oltre ai già citati lavori di restauro, di cui si vedono le impalcature e ligne, si scorge un deposito per la calce e un gruppo di donne che stanno stendendo il bucato. Anche in quest'opera l'artista si autoritrae, in basso, di spalle, intento a disegnare. La pittura di Bernardo Bellotto è caratterizzata da un sapiente uso della luce, che determina un perfetto controllo dei chiaroscuri e fa apparire tutto nitido e realistico, a prescindere da alcune licenze che l'artista si concede dal punto di vista della prospettiva e del taglio visuale delle scene, e ancora dall'attenzione per i dettagli e le minuzie topografiche, che distribuisce nella vastità del paesaggio cittadino dipinto in queste grandi tele.